Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dice, visto con gli occhi della teoria economica della democrazia, secondo cui la variabile politica cruciale è il grado di ostilità alle tasse, in realtà il partito ancora più antitasse di Forza Italia è quello di Salvini e non quello di Giorgia Meloni. Tutto già presente nella campagna elettorale. Mentre Berlusconi e Salvini si esibivano nella rincorsa alla tassa piatta che fosse il più bassa possibile, Giorgia Meloni su questo manteneva un rigoroso silenzio. Di nuovo io ritorno alla mia primitiva espressione del realismo, anche toccare il sistema pensionistico adesso in maniera come vorrebbe Salvini sarebbe certamente disastroso per l'economia italiana. Siamo di fronte a un processo che potrei dire di apprendimento, però non di apprendimento da parte di Giorgia Meloni che queste cose le sapeva, ma di apprendimento da parte dei commentatori. Scoprono cose che c'erano, che sono state dette, e anche le cose non dette che sono ugualmente importanti. Quindi non è sulla politica economica che assisteremo a cambiamenti significativi, piuttosto ha ragione Tarchi, nel senso che ci sarà una qualche ridefinizione del modo con il quale affrontiamo i diritti o i temi etici, tenendo presente che ci sono anche degli elementi di cui Giorgia Meloni non può non tenere conto, ad esempio che sulla famiglia tradizionale lei ha un figlio, ha una figlia, ma non è sposata, quindi potrebbe tenere conto anche di questi elementi personali che alla fine contano naturalmente, contano nell'immagine e forse anche nella sostanza. Cioè mi aspetto che sia più sull'accentuazione del ruolo dell'Italia, del peso dell'Italia. Il patriottismo può essere una cosa seria se declinato senza eccessi nazionalisti, senza iperboli e così via. Me l'aspetto su questo il cambiamento, e in più mi aspetto. Ma non che sul ruolo, diciamo, sul modo di stare in Europa, perché quello è una, sì. No? Cioè il rapporto tra Stato, tra governi e poi invece Commissione, sì, per dire, e aspetti comunitari. Sì, e direi retoricamente sul modo di stare al mondo. L'Italia è un grande paese, un paese di una cultura sterminata, paese di un'ottima cucina, quindi va benissimo anche la sovranità alimentare coniugata in questo modo naturalmente. Il parmigiano reggiano siamo noi, il prosecco siamo noi, il prosciutto di Parma siamo noi, cose che fanno sorridere, ma in realtà fanno parte in realtà della cultura in senso lato di questo paese. Quindi elementi di che vale anche la degli pena interessi economici, questi non, sì, è, non è una sì, questione. Sì, interessi economici, però anche come dire appartenenza culturale. Certo. Questo è importante perché siamo un paese il cui patriottismo è discutibile, la cui adesione all'idea di nazione ha sempre avuto delle magagne abbastanza consistenti. Mi aspetto qualcosa di questo che naturalmente ha un impatto notevole sull'opinione pubblica e quindi può servire anche a mascherare qualche cedimento in termini di politica economica, in termini di rapporti con l'Unione Europea, che debbono sicuramente avverranno. Quando vi chiedete che cosa sono detti Draghi e la Meloni, è chiarissimo che Draghi gli ha spiegato che ci sono tutta una serie di vincoli, che sono vincoli che abbiamo accettato e che per di più sono anche positivi, e quindi bisogna rispettarli. Giorgia Meloni è, secondo me, sufficientemente realista. Vi direi di guardare gli occhi quando prende la campanella, che sono straordinari. Gli occhi di complicità con Mario Draghi sono una fotografia fantastica. Aggiungo, perché prima la giornalista Barbara Senati diceva una cosa interessante, però non dimentichiamoci che qui c'è una parte politica che è chiara, la destra, dall'altra parte non c'è una parte politica, c'è un Presidente del Consiglio che non ha parte politica, che rappresenta quindi effettivamente l'Italia, effettivamente il governo. Questo ha reso la transizione più facile, perché è una transizione tra una non parte politica e una parte politica, cioè, che viene riconosciuta come vincitrice delle elezioni. Aspetti, perché Massimo Franco non era del tutto d'accordo su questo. No, nel senso che lo scambio più conflittuale da campanelle è avvenuto tra personaggi dello stesso partito, e cioè Enrico Letta e Matteo Renzi. Quindi in questo caso sì, è vero quello che dice Gianfranco, però non annacquiamo questa cosa, perché in realtà abbiamo visto nel recente passato che perfino tra persone dello stesso partito. Non annacquo, io non annacquo, anzi, sottolineo, ribadisco, dico che è molto importante. Lo scambio tra Letta e Renzi è uno scambio fra due diverse concezioni della politica che abbiamo visto. Ma in questo caso no, partito. C'è una concezione.
ci sono gli interessi nazionali, c'è una visione di paese nello scambio tra Draghi e Giorgia Meloni. Allora, secondo me è una visione di paese, per paradosso,